幼い頃のあの日、愚かにも私自身がヒュプノスとナナトスを地上に呼び覚ましてしまった。私は忘れていたのだ。空は青く、草は緑、血の色は限りなく赤いということを。私の言葉は全てハーデス様のご意志から出たこと。Pandora Underworld Commander è un personaggio contro con una meccanica abbastanza interessante, quella di trasformare un personaggio nemico in un fantoccio, e questo fantoccio non potrà giocare per un tot di tempo. È un personaggio che, come vedremo poi con le skill, si basa molto sull'HP, e come si nota facilmente, vediamo come HP è un S, il CA attack è una B. È un qualcosa di importante per lei, fino a un certo punto, poi andremo a capire perché. Abbiamo poi tanta difesa, sia Cosmic Death, soprattutto Cosmic Death, è una S, ma anche PDF è una A, ma con 1200 di PDF iniziale, quindi un personaggio molto molto tank. Per quanto riguarda l'attacco invece pecca, abbiamo visto un B di C attack, un C ovviamente di P attack che lei non serve, e poi come speed parte da un 501 di base, che non è male. Che poi precisiamo che comunque penso che questo sia tutto ancora un po' in test, e poi siamo soprattutto in Sacred, dove i PG sono maxati, dovremmo effettivamente avere quando uscirà il PG sotto mano per capire effettivamente le sue reali statistiche basi. Allora, la prima skill è semplicemente una skill di danno base, che parte dal 90% come danno cosmico per arrivare a 150% a livello 5, con un danno aggiuntivo se il target è il fantoccio che lei va a creare, perché la caratteristica di questo personaggio è di creare un fantoccio che va a sostituire un PG avversario da noi selezionato, e questo è nella skill 2. In ogni caso, se il danno viene cagionato proprio a questo fantoccio, viene aggiunto un altro 90% a livello 1 per salire fino a 150 a livello 5, praticamente raddoppia il danno. Niente di particolare come skill, esatto. Ecco. Questo è l'unico punto in cui effettivamente il Cosmic Damage fa qualcosa. Andiamo a vedere, in realtà va in combo con un'altra skill, che è quella dello scudo. Esatto. La seconda skill è la base di questo PG. Costa 4, è molto impegnativo come costo di skill, e come dicevo prima, va a sostituire un PG a scelta con un fantoccio creato da Pandora. Questo PG può esserci solo un fantoccio nella parte opposta, quindi non possiamo mettere due fantocci per turno. Se ne crea un altro, quello precedente viene annullato, e il fantoccio eredita gli HP e l'attacco, che sia P attack o C attack, dal PG che va a sostituire. Questo fantoccio resta due turni, a meno che non venga ucciso prima di questo tempo, oppure se Pandora perde una certa determinata percentuale di HP. Questi valori sono indicati all'interno della skill stessa, il livello della skill lo determina, quindi a livello 1 eredita il 30% delle caratteristiche del PG sostituito, e basta il 20% di danni presi da Pandora, esatto, perché questo fantoccio svanisca, per arrivare poi a un livello 5 dove l'eredità è del 50% e gli HP persi devono essere pari al 40% perché sparisca. Questa è una skill che forse ha senso avere a 5, giusto perché è essenziale che il PG sia, che il PG fantoccio sia il più grosso possibile, per condividere con gli altri PG della comp avversaria il maggior danno possibile. Due sono attive e l'ultima è una passiva. C'è da notare che il fantoccio non viene guidato da nessuno,
tutte le mosse del fantoccio sono automatiche. E la prima è semplicemente un danno, la seconda è un danno con un assorbimento di un piccolo debuff, assorbe dell'attacco dei, dei suoi alleati, gli alleati di quello che ha sostituito. E la cosa più importante è la passiva. La passiva dice appunto che condivide il danno preso con tutti gli alleati. Nel caso in cui il PG muoia, il PG più veloce della, della comp subirà un costo aumentato delle sue skill di 2 punti per 2 turni e il limite di danno condiviso dal fantoccio e il limite stesso degli HP del fantoccio. Abbiamo notato che quando attacca agisce, una agisce in automatico, due, se c'è energia disponibile consuma sempre di skill, quindi consumerà sempre due energie del, degli alleati, quindi praticamente ruba, e tre, appunto attaccherà a casa, quindi non c'è modo di controllarlo quel fantoccio. La terza skill è quella del danno, quella che per ora almeno personalmente non mi sta entusiasmando. Praticamente la skill dice di ignorare gli scudi, causa un danno cosmico che va dal 160 al 300%, dalla 1 alla 5, e a questo danno viene, viene aggiunto del danno per ogni percentuale di HP perso da Pandora, un po' una sorta di Daffodil incorporato. Questo danno aggiunto va dal 2% al 10%. Sì, in Sacred i numeri si sa che sono un po' falsati, non mi sembra che shotti più di tanto, sulla carta dovrebbe. Ma cioè, conto comunque contare che è un BDC attack, quindi non ha un... Esatto, quello è il discorso, dipende tanto dalla build, nel senso che comunque sia un 300% è tre volte il C attack base. Però lei non parte benissimo e bisogna decidere, bisogna capire se vogliamo buildarla come HP o con C attack, un po' a metà. Beh, è un po' come parlare di Thanatos alla fine, anche lui ha un moltiplicatore alto. Resta il fatto che questa qua a metà vita spara 800% del cosmic damage. Esatto. 800. Però deve arrivarci, bisogna introdurre anche la logica dello scudo. Poi magari la riproviamo in saga, te lo facciamo pure vedere, sì. Però sì, effettivamente non possiamo giudicarlo con quelle che sono i livelli del Sagrad. Quello dovremo aspettare che esca in GD e provarlo. Esatto. Over è culo di riuscire a prenderla qua nel server cinese, però anche qua, prendendo il server cinese con un pool di personaggi proprio limitato, direi che è quasi inutile. Ci proveremo giovedì comunque. Okay. Parliamo dell'ultima skill. L'ultima skill è la passiva. La passiva è quella relativa allo scudo. Praticamente tutti i danni causati da Pandora o presi dal fantoccio vengono convertiti in uno scudo con un limite massimo definito dal livello della skill. Quindi a livello 1 il 20% del danno viene convertito in scudo e il limite massimo di questo scudo è il 30% degli HP di Pandora. Questo diventa 80% del danno convertito con un limite massimo del 50% degli HP di Pandora, quindi sappiamo che più del 50% non può avere come scudi. Non sono enormi, però insomma, è già un bello scudo, devi tirarla giù una volta e mezza. Vado a selezionare un PG a caso, avversario. Questo PG verrà sostituito con questo bellissimo fantoccio. Tutto il danno che prenderà il fantoccio verrà condiviso con gli altri componenti della compagine avversaria. Quindi se io tiro con un base, vedete, pari danno a tutti. Il danno preso dal fantoccio verrà anche convertito in scudo per Pandora. Esatto. E quella è la skill 3. Quindi continua ad attaccare il fantoccio. Quindi la cosa interessante qui da vedere è il fatto che l'attacco sul fantoccio è ripetuto su tutti gli altri componenti della lineup avversaria. Quindi non solo è un control, aumenta anche il danno fatto a tutta la lineup avversaria.
stavo pensando a un'altra cosa. Più che altro, appunto, Pandora, a mio parere, diventerà, al di fuori del fatto che non è un meta changer, ovviamente, però sarà un buon antimeta su PG che non riusciamo proprio a mettere sotto contro, appunto, come Thanatos. Metti anche un DC Sirio, cioè comunque il suo contro è molto forte, può dare anche, far salire di tier PG a single target come il buon vecchio Aiolos, cioè sparare una freccia sul fantoccio e farlo diventare un danno OE senza diminuzioni, tanta roba, no? Sì, la cosa che trovo più forte forse è che la trovo molto simile a Canon, quello, il Canon classico. Però a differenza di Canon, il danno che si può fare al fantoccio non deve essere per forza cosmico. Qualsiasi tipo di danno fatto al fantoccio viene condiviso con gli altri personaggi. E soprattutto tu non puoi uccidere il fantoccio, c'è anche questa differenza. Esatto. Perché quando tu uccidi il fantoccio non hai ucciso il personaggio che è diventato fantoccio. Il personaggio poi che è diventato fantoccio ritorna in campo con vita. Ritorna in campo con la vita che aveva. Sì. È come se fosse sostituito momentaneamente, per cui è un pro e un contro, nel senso che se io mi tolgo un Thanatos poi me lo devo mettere da conto, vabbè, che me lo ritroverò. Certo, dire non full vita ma con la vita che aveva. Esatto. Mentre se attacchiamo il fantoccio con gli altri, abbiamo già visto prima che comunque vanno a caricare lo scudo, non so da si dovrebbe poter vedere. Sì, si è aumentato dai tanto adesso, soprattutto con gli attacchi multipli. E vedete che lo scudo stacca, quindi può fino essere al massimo del 50%. C'è un limite massimo, però poi magari se non si raggiunge quel limite massimo con un attacco di un personaggio, con un altro personaggio si può continuare ad attaccare e far sì che lo scudo raggiunga il limite massimo. Quindi il fatto di raggiungere velocemente un certo livello di scudo non è, cioè, un vantaggio comunque, perché comunque hai una protezione maggiore nelle prime fasi di partita e riesci a resistere ad andare fino alla fine. Quindi questo è un po' il discorso scudo. Quindi lo scudo, ripetiamo, viene messo sia attaccando il fantoccio e sia facendo sì che Pandora attacchi, ed è legato poi al danno che Pandora fa. Quindi è un po' legato a quello che è il C-Attack. C'è anche da considerare, come diceva prima Giunta, un DAF dell'incorporato. Quindi più siamo in late game, più lei farà male, che avrà potenzialmente perso più vita, e più si rifullerà il scudo. Fino sempre a un limite massimo. Quindi che come è il 50 HP. Quindi come sub cosa dici? Cercare più sugli HP come sub principali? Sì, direi proprio di sì, cioè lei è un PG che si basa molto sugli HP, che siano questi poi persi o recuperati con lo scudo, è un personaggio che si basa su quella dinamica lì. È sempre speed, ovviamente. Eh sì, speed e HP effettivamente. Esatto. Ovviamente essendo un control, prima parte meglio è perché hai più controllo sul campo. Ho detto che il fantoccio comunque rimane per due turni e... Però già il fatto che il fantoccio ti ruba due energie all'avversario è comunque tanta roba. Esatto. Solo quando muore. Tra l'altro, sì, l'utilizzo stupido in automatico, certo. Esatto. È un altro bonus in più in realtà, perché è una cosa abbastanza interessante. Adesso possiamo provare a fare prove se effettivamente vediamo che ogni volta che ha energia a disposizione lui la utilizza. Perché se fosse così, allora ci sarebbe anche una preferenza su chi controllare, cioè meglio controllare un personaggio che è molto veloce nella lineup in modo tale che sprechi subito le sue energie e così impedisca all'alleato successivo di utilizzare magari la skill nei primi turni. Metti pure che ne so anche un Artemide in accoppiata e togli ancora più energia all'avversario e siamo a posto. esatto, immagino una situazione dove magari abbiamo turno 1 uno Fiuco che vuole skillare, un Sirio che vuole skillare, allora andando a controllare un personaggio che agisce prima di Fiuco, prima di Sirio, obblighiamo il fantoccio potenzialmente a togliere due mana e quindi a non far skillare anche Sirio o Fiuco.
Pandora fortunatamente non è un personaggio, è un personaggio che ha abilità che scalano abbastanza linearmente, nel senso che non ci sono grandi salti e le skill principali sono la seconda e la quarta. La seconda per fare il danno del fantoccio e la quarta per il suo scudo. Esatto. Quindi sono queste un po' le skill principali. Potenzialmente budget 1-4-1-4 potrebbe anche andare. 1-5-1-5 secondo me è già una buona Pandora. E poi ovviamente se vi avanza qualcosa aumentate la skill 3. Sì, ma penso che comunque per rendere 1-5-1-5 è già top, e boom, il 3 penso no, che sia... Una 5 vuol dire che comunque sia le skill principali, che sono la seconda skill, ti permette di far sì che il personaggio del fantoccio eredi il 50% del suo attacco e del suo HP. Quindi più HP eredita, meglio è per noi, perché avremo quel fantoccio sempre in campo, comunque per più tempo in campo. E per togliere il fantoccio bisogna togliere a Pandora il 40% di HP. Ora la skill qua, quindi alla skill 5 abbiamo il 50% di ereditarietà e gli HP persi da Pandora devono essere il 40%. Mm-hmm. A livello 4 il fantoccio eredita il 45%, non è tanto diverso dal 50% di HP attacco che eredita al livello 5. E Pandora deve perdere il 35% di HP per far sì che il fantoccio se ne vada. Quindi anche questo, 35 contro 40, non c'è un grande stacco. No, ma infatti, ma c'è come quindi secondo me è un personaggio abbastanza lineare, economico. Cioè non è un Artemide come stiamo vedendo nel Global, spendere migliaia di tomi, 60 tomi per averla che faccia il suo. Secondo me Pandora fa il suo anche a skill abbastanza basse, è usabilissima. 1-5-1-5 secondo me è un'ottima Pandora. Sì, sì, ma infatti sono della stessa opinione. 1-5-1-5 va più che bene, il resto è solo un di più. Sì. Ma anche fermarsi a 1-4-1-4 come minimale ci può anche stare. 1-5-1-1 per i disperati. Là ti direi almeno un 2 sull'ultima skill, perché è giusto per sbloccare l'ottavo senso. 1-5-1-2 come minimo. No, ma piuttosto conviene di più fare 1-3-1-3 che non fare 1-5-1-1. Secondo me la seconda e la quarta devono andare un po' a braccetto. E sono un po' complementari. È importante, cioè, secondo me è anche più importante, perché è quella che ti permette di garantire la sopravvivenza di Pandora durante il game, nel senso che a livello 1 prende il 20% del danno consentito e limite massimo al 30% di HP, è poco. Già a livello 2 prende il 40% di danno consentito, quindi raddoppia la velocità con cui converte il danno in scudo, e avere una Pandora che ti permette di convertire il danno in scudo più veloce vuol dire una Pandora che magari all'interno del game ha quasi sempre lo scudo massimo, e questo ti aiuta a mantenerla in vita. Quindi ti dirò, tra le due a sensazione preferirei la skill 4 che la skill 2, perché poi la skill 2 comunque permette di far diventare l'avversario fantoccio, quindi come controllo funziona comunque. E certo fai meno male, è vero, però comunque la puoi utilizzare come controllo. La skill 4 è quella importante che ti permette di far sì che Pandora sopravviva. Beh, sarebbe anche da vedere comunque il fatto se a bassi livelli la 2 a bassi di livelli diminuisce il danno trasmesso, perché secondo me è a livello 5 che trasmette il 100%, magari a livello 1 trasmette il 50% di danno. Questa cosa noi non ce l'abbiamo, non siamo riusciti a ricavarla, vero? No, non si riesce a ricavare, no. Questo è un peccato, perché i D4 a destra non va mai in proporzione al livello della skill, cioè non puoi guardare. No. Beppe chiede, con quale combo la consigliate? Silver, può essere considerato un meta change? No, non è un meta change, non è fortemente un meta change. Può portare su di tier qualche personaggio come Aiolos, quelli là che fanno one shot, ma
cambiare tanto il meta non più di tanto. C'è un discorso molto importante in realtà che dobbiamo fare, è che la skill per mettere il fantoccio costa 4. Sì. E non la si riesce a utilizzare, o meglio, si deve puntare a non utilizzarla tutti. Ok? Quindi magari un turno sì, un turno no, un turno sì, un turno no. E avere una comp che ti permetta di effettivamente spendere 4 mana ogni 2 turni. Artemide. Sì, Artemide. Artemide è cacciatrice. Sicuramente è un'opzione. E una TNSS sicuramente è un'opzione. E poi magari personaggi che non consumano mana, che ti permettono comunque di fare un danno sostenuto nel tempo. Un Milo DC è buono, un Radamante è buono. Quindi personaggi che comunque ti permettono di attaccare anche se hai consumato quel 4 mana a turno. Sì e no. Diciamo che avrebbe lo stesso impatto di sì. Allora, rispondo un po' io. Essenziale, in realtà non riusciamo a dirlo attualmente. Non è un PG che cambia il meta, che rompe il meta, come ha cambiato, come lo sta cambiando per esempio Artemide o come l'ha cambiato Thanatos al suo tempo. È un control, quindi ti permette di fare interazioni abbastanza interessanti, ma non ti cambia la partita. Avere una Pandora o avere uno Yoga DC, secondo me siamo sullo stesso livello. È forte, ma non è un meta breaker o un meta changer. Quindi concordo. Ma non eccezionale. Può essere un anti-meta tendenzialmente, perché comunque il suo control è molto differente da molte cose. Bene, quindi questa è Pandora, skill importanti. Facciamo un piccolo recap: sono la seconda che mette il fantoccio e l'ultima che mette lo scudo. Peculiarità di Pandora, appunto, mettere questo fantoccio, che è sia un control sia un amplificatore del danno, perché attaccando il fantoccio si attacca tutto il team avversario. E skill minime, minime 1-3-1-3 direi, e poi aumentare di pari passo 1-4-1-4, 1-5-1-5. La prima skill è una skill base che fa CC attack, che potenzialmente possiamo anche dimenticarci. L'ultima skill è una sorta di daffo dell'incorporato, quindi più HP lei perde, più farà male. Per quanto riguarda me, il PG è interessante. Il PG è molto interessante, non è magari obbligatorio, no, da prendere day one, queste cose qua. Insomma, adesso di PG ce ne sono tanti, quindi fa cose che più o meno fanno altri in maniera diversa, tutto quello che vogliamo, però diciamo che è buono dal momento in cui non serve skillarlo in maniera esagerata. E poi, essendo che ormai siamo a un PG al mese, insomma, non dovrebbe essere impossibile né prenderlo né skillarlo, però non è un PG che se non hai non riesce a far niente, ecco. Ah, sono d'accordo. È un buon PG. È un buon PG da 7-7,5. E ha due grosse pecche, che sono il fatto che la skill costa molto e che il late game è un po' difficile da trasformare in quel PG che ti fa vincere. Okay.